Elia, ti prego, ci dici qualcosa? Dai, ci stai facendo preoccupare. Non vi dovete preoccupare, solamente un po' di problemi con Viola. Ma scusa, ma non l'avevi lasciato tu? E allora? C'è una cosa che non vi ho detto. Cosa? Allora io adesso ve la dico, ma non ne dovete parlare con nessuno, mai. Mai. Vabbè, sì. Non è che qualcuno di noi era così freddi, eh? Non hai capito. Non mi entra nel preservativo. S. Non ci sono delle operazioni che puoi fare, delle cose. Ho visto due andrologi un po' di tempo fa. Però non c'è niente che cambi le cose, veramente. È per questo che allontani sempre tutte le ragazze dopo un po'. Ragazzi, ci lasciate un attimo da sole con Eli? Ci mettiamo poco. Sì, sì, ma vado anch'io. Andiamo, che c'è la torta giù. Eli, guardami. Tu pensi davvero che a noi donne ce ne freghi qualcosa? Sì. Ok, ti dico un segreto. Io in 3 anni che faccio sesso non sono mai venuta con la penetrazione. Mai. Nemmeno io. Nemmeno io. E ti assicuro che Canegallo era messo anche molto bene. Ma che stai a dire? È che agli uomini piace pensare che veniamo così. Perché così fate meno fatica. E ti assicuro che ogni donna scambierebbe un superdotato per uno che sa usare bene le dita. O la lingua. Assolutamente. Non lo so. Hai mai provato? Beh, e allora che facciamo? Continuiamo a lasciare le ragazze piangere? Chiama Viola. Dai! Ci devo pensare. Ok, va bene. Allora ci pensi 10 minuti e poi la chiami. Dai, vai. Ma la posso chiamare domani? No, perché sono passati un po' troppi giorni. Oh. Sì, lo sappiamo, ci vuoi bene. Ricordatelo quando ci chiuderai la radio. Così non vale, dai.